ce lo facciamo un applauso, eh? Sì, te lo meriti. Bisogna imparare a dirsi grazie. È come se tu avessi iniziato il Grande Fratello, hai preso delle batoste, un po' te le sei cercate. Sì, ovvio. E un po' te le sei prese. E poi da quelle batoste hai raccolto tutti i pezzi, perché mollare era un passo. Pensiamo con Heidi. Tu hai veramente, cioè, io credo che l'istinto di pigliare e andartene dalla casa c'è sia stato fortissimo, sì, a un certo punto, sì, no? Però tu, prima con Heidi, poi con Monia, e poi con Beatrice, e poi con Giuseppe, insomma, con tutti, tu ti sei messo in discussione in modo anche acceso. Però hai saputo ricomporre con una forza veramente incredibile tutti i pezzi. L'hai trovata dentro di te, sì, questa forza. Io, quando so che c'è una realtà che parla di me, o bene o male, anche se male sembra ingiusta, sta parlando di me. Quindi nella mia vita ho imparato a mettermi io in discussione. Se quella realtà parla di me, io devo vedere che c'è dentro di me che non va e rimetterla in ordine. Ma questo è interessante, quindi, perché vuol dire allora che c'è, ti può offrire, anche se una cosa è negativa, uno spunto per riflessione. Perché se quella realtà parla di te, significa che tu devi vedere qualcosa di te. Vero.